Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Il video che vi sto per fare è una creepypasta. Vi sto parlando di uno dei tanti misteri dell'epoca contemporanea. Intorno agli anni 90 del 1900 c'era un videogioco che pochi ricordano, Mr. Mix. Il quadro era una figura stilizzata di un cuoco che dalla parte sinistra, che poi sarebbe la destra di questo cuoco, uscivano degli alimenti uno per volta e con il nome di questo alimento sotto. E il gioco consisteva nello scrivere il più veloce possibile il nome di quell'alimento che serviva proprio per la ricetta del cuoco Mr. Mix. Il primo livello si sentiva il suono di un ruggito, che sia il ruggito di un cane o che sia il ruggito di un leone non si sa. Il secondo livello invece non si sentiva niente, totale silenzio. Poi iniziava con il terzo e il quarto livello che si sentiva un suono. Nel terzo livello invece si sentiva un suono simile a un phon, e andava un po' più veloce cioè gli alimenti erano di più uno dietro l'altro, ovviamente, e scorreva molto più veloce proprio per la difficoltà del gioco. Il quarto e il quinto livello invece si sentiva un suono assordante e gli alimenti scorrevano nelle immagini molto veloci, in modo tale per rafforzare la difficoltà del gioco. Al sesto livello non ci arrivò quasi nessuno, tranne alcuni hackers che per curiosità sono andati a capire che cosa c'era dopo, che cosa c'era oltre il sesto livello, e avevano trovato che Mr. Mix aveva cambiato il colore anziché essere giallo come era di solito, perché Mr. Mix era un cuoco, l'immagine stilizzata di un cuoco in sovrappeso e dalla pelle di colore gialla e vestito di bianco e con dei baffetti all'insù. Mr. Mix diventava di pelle blu anziché di pelle gialla come lo era prima. E ogni tanto dall'avvolto sorridente di Mr. Mix arrivava a essere un suono triste con la bocca annoiata, e poi si dice che quelli che sono andati oltre il sesto livello gli sono stato scaricato nel computer dei file, di cui una volta che andavano ad aprire quei file si vedevano immagini di persone malate, di persone deformi e di persone con gravi malattie rare che gli danno la loro deformità, e questo li rattristava sempre di più, li inquietava, li rabbrividiva, ma non potevano cancellare questi file, altrimenti altro non facevano che danneggiare il proprio computer. Mr. Mix non è che finiva qua, perché poi finiva nel fatto che ha fatto fare tanti incubi e ha fatto subire molti traumi a tutti i giocatori che ci giocavano e che erano arrivati oltre al sesto livello, e creava anche una certa dipendenza. Dicevano che quelli che erano accaniti i giocatori, che facevano spesso questi incubi la notte, che avevano tante paranoie, ogni tanto si sognavano
che questo cuoco obeso, dalla pelle gialla, con le guance rosse e i baffi all'insù, gli arrivava in sogno e gli diceva: "Ai, Mr. Mix." E da questi traumi non guarivano mai, neanche con l'aiuto di un buon psicologo. Prendete tutto quello che vi sto dicendo come favolette moderne, intendo una creepypasta, ma informatevi. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.